Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della Crazy Craft. L'ultima volta che ci siamo lasciati qui, in questa caverna lezzissima, che appunto avevamo scoperto questa cosa qui, che era la Veinmire, ragazzi. Lo so benissimo che è la Veinmire, lo so benissimo che l'avevo già nominata e sapevo che era nel pacchetto. Però, prima cosa me l'ero scordato, e seconda cosa, per chi avesse seguito la Sky Factory appunto con Marci, doveva ben sapere che questa mod qui va attivata con un comando in chat, perlomeno noi si attivava ogni volta. Mentre qui totalmente a caso era già attiva, infatti io veramente sono rimasto male l'altra volta quando avevo spaccato tutto. Non era roba finta, ero veramente rimasto del tipo: oh mio Dio, cosa è successo? Detto questo, voglio fare due cose abbastanza importanti. Prima di tutto una crafting table, perché non avevo una crafting table, e vorrei appunto farmi dei picconi, ma tanti tanti picconi, perché appunto in verità ne farò soltanto due, perché non è che abbia chissà quanta roba dietro. Comunque stavo dicendo, appunto, vorrei scavare il mondo intero in questo episodio, ragazzi, e non sto scherzando, vorrei veramente scavare tantissimo. Che è soltanto 250 ma 250 usi, non ci credo, cioè faccio così già rotto. Oh mio Dio, sì, in effetti sì. Comunque ragazzi, perché faccio questo? Per il semplice fatto che voglio... oddio, questi sono veri? Sì, ok, sono veri. Voglio assolutamente trovare i diamanti in questo episodio. Perché voglio trovare i diamanti? Beh, non c'è bisogno di dirlo, cioè i diamanti sono diamanti, quindi ci sta. Questa è andesite, no, è schifezza, non mi serve. Ok, quindi cerco di raccattare un po' tutto. E in effetti a che altezza siamo? Beh, siamo ancora troppo in alto però. Dovrei magari scendere un pochettino ora. So che scendere così è pericoloso. Ok, no, soprattutto qui perché c'è la lava. No, 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 no. Ok, meglio. E non so, ho un po' di paura in effetti di scavare così. Diamanti? Allora ragazzi, potrebbero essere finti. Siamo troppo in alto. No, sono finti, si è descritto in alto. Mannaggia a loro, veramente. Tra l'altro, oddio, due stacche di carbone. Beh, il carbone è buono, ragazzi, quindi lo teniamo, Però non me ne serve di più. Ok, ma a questo punto potrei anche scavare tranquillamente così verso il basso, diciamo. Tipo, scavo così e... oh mio Dio. Però in effetti levo anche le torce in questo modo. Livello 20, ci siamo quasi, ragazzi. Scaviamo un altro pochettino così. E questi... no, sono ancora finti! Perché... mi trollano! Mi trollano veramente! Mamma mia! Oh, cos'è? Il titanium, ragazzi, il titanium non lo posso scavare, però è buono. E quindi nulla, mi tocca continuare così. Troverò qua... oh, ragazzi, oh mio Dio. Questo qui è veramente un blocco di... due blocchi di diamante! Ragazzi, questi sono diamanti sul serio! E non ho trovato il blocco, cioè non ho trovato il blocco, quello che poi si cuoce. No, no, no! Che poi non è che si cuoce, basta scavarlo. Ho ben trovato tantissimi diamanti. 18 diamanti così a caso. Bellissimo, bellissimo, veramente. Wow. E questi, vediamo un attimo, che questi sono finti. Dio mio, ragazzi, quanta roba che sto trovando veramente così a caso. Sto scavando il mondo. Ok, c'è la redstone. Questo è vero o no? Ok, no, è finto. La redstone è buona. Non mi ricordo a cosa servisse. Non mi ricordo nemmeno se mi serviva, a dire il vero. Ma è così poca? Ah, dai. Beh, non la butto di certo. Butto via un po' di coal. Sì, non so cosa ho buttato. Cobblestone, mi sa io. E questo uranio. L'uranio è buonissimo, però non lo posso scavare con le cose che mi sono date. E laggiù c'erano dei blocchi che in effetti non ho visto. Vediamo un attimo. No, e anche questo è finto. Che sbatti, ragazzi, le cose finte. Mamma mia. Sono emozionato, ragazzi. Sono emozionato perché, guardate, si stanno trovando materiali preziosi, veramente veramente easy. E buttiamo via questa schifezza. Questo sì che vuol dire andare in caverna, ragazzi. Questo sì che vuol dire andare in caverna. Così piace anche a me. In genere odio, perché per fare, diciamo, cose così bisogna essere OP nelle serie in genere, perché ovviamente non è una cosa che uno entra in un pacchetto appena cominciato e subito c'ha il mondo per scavare velocissimamente. Ma qui sì, ragazzi, qui sì. Per fortuna, diciamo che ci ho avuto anche un po' di culo nel trovare subito dei materiali decenti, diciamo. Come appunto questo qui, che a dir vero non so dove venga. Forse l'avevo trovato nelle chest, non ne ho la minima idea. Quindi mi ha permesso, diciamo, di scavare tutto. E però c'è un piccolo problema, ragazzi. Ma piccolino, giusto piccolino. Che l'ho finito il piccone. Infatti è totalmente finito. Quindi... mi faccio un'altra crafting, ok. E a questo punto veramente mi devo fare una fraccata di picconi. Ah, già, no, ragazzi. Io ho i diamanti direttamente. Quindi posso farmi subito i picconi in diamante, è vero. Che hanno 1500 utilizzi, beh, diciamolo. Quegli altri ne avevano 2000. Questi 1500. Però, ripeto, non è
che si butti. Soprattutto perché ora facendo così, come minimo vorrei trovare i diamanti che ho sprecato per utilizzare, per appunto fare questi picconi. Quindi per favore gioco, ridammi i miei diamanti. Però forse sto scavando troppo in basso, non lo so questo qua. E beh, in effetti sono ad altezza 4. Magari se salgo un pochettino è meglio. E qua, no, qua c'è la redstone. Ma sono full di redstone? Sì, ne ho uno stack. E qua cominciano i veri problemi, ovvero cosa butto, cosa tengo. Ci sono delle cose che in effetti sono utili, però vabbè, butto gli stick. Che palle ogni volta, ragazzi, così. Sì, dovevo controllare se ci sono gli zainetti. In teoria ci sono, però mamma mia. Potevo in effetti farli prima di scendere. Tantissima roba qui. E anche l'oro, che così non l'avevo ancora trovato. Ma invece sì, me l'ha preso, quindi l'avevo già trovato, perfetto. Buono, buono, buono. No, niente, ragazzi, i diamanti a quanto pare... Cioè, so già che sono rari, cioè è ovvio, tutti sanno che sono rari. Ma madonna, nemmeno più uno? Comunque incredibile. Sono riuscito a tornare al livello che stavo cercando di evitare. Però in effetti se scavo così, ok, riesco a tornare in alto, forse. Altro oro. Diciamo che mi sto arricchendo e non poco, eh. Guardate qui, guardate. Vi ricordo che in valore di MC, 8 blocchi, non 8 blocchi, scusatemi, 8 pezzettini d'oro dovrebbero corrispondere a un diamante, se non sbaglio, o qualcosa di simile, vediamo. No, non mi ricordo. Madonna, è vero, in effetti è tantissimo. Cioè, questi qui sono già 18.000 l'uno. E qua ce n'erano tanti. Ok, ne ho preso uno sbotto. Non so quanti erano, ma erano veramente tantissimi. E qui c'era l'acqua, mannaggia. Però mi sono ricollegato in qualche posto. No, che cazzo sei te? Ragazzi, è vero, io qui c'ho un problema gravissimo. Ovvero, nel senso, ma intanto, ma perché è così strano questo posto? Stregano. Mannaggia a te, veramente. Avete visto cosa mi ha dato? Una cosa rossa. Vediamo un attimo. Intanto, ragazzi, cosa molto molto importante. Mangio questo perché mi libera uno slot. Ah, l'ho già imparata. Instant ult. Vabbè, in effetti una strega ci sta che mi dia qualcosa di simile. Quelli non sono diamanti, ok. E mi ha dato lo zucchero che non voglio. Ah no, pensavo mi avessi dato anche qualcos'altro. Ok, niente, allora. Ok, no, mi sono fermato. No, continuiamo a prendere danno. Ripeto, l'altezza a questo punto è quella giusta. Di nuovo, lì vedo dell'oro. Sono pieno anche, sono pieno di iron. Prendo l'oro, quello no, non sarò mai pieno. O forse sì. Ametista, non la posso scavare. Peccato veramente. E non mi piace questo posto, è troppo strano, cavernoso. In verità no, quello ci sta anche, ma l'acqua, ragazzi, l'acqua in caverna, cioè non ha senso. Cioè ok, ma in verità forse è così veramente, perché sottoterra c'è l'acqua che scende per la forza di gravità. E quindi veramente sottoterra forse ci sono le pozze d'acqua, però è fastidioso. Fastidiosissimo. Quindi io boh, continuo a scavare così. Spero che a un certo punto l'acqua sparisca per sempre. Comunque il mio obiettivo ce l'ho fatta a fare. Nel senso, ragazzi, io vi ricordo che volevo trovare diamanti. I diamanti effettivamente li ho trovati. Quindi tutto sommato sono soddisfatto. Il punto è, mi sono fatto due picconi. Dopo questi due picconi, tra l'altro li ho consumati tutti e due. No. E qua c'è del lapislazzuli. Questo forse mi serve. Quindi devo rifarmi il piccone nuovo. Che bello. Speravo meglio però. Speravo meglio. Così va a finire che mi consumo tutti i diamanti che ho trovato e ritorno povero in questo episodio. È stata bene che va a finire veramente così. Comunque no, dai, a parte le cazzate, mi sono fatto un nuovo due picconi in diamante. Ti prego, server, fammi trovare qualche altro diamante. Cioè non sto chiedendo tantissimo. Anche i blocchi, cioè i blocchi erano bellissimi. Oh mio Dio. Forse, ragazzi, forse sono stato ascoltato. Allora, prima di tutto ci sono questi qui che, Dio mio, sembrano tre. Devo dire, sembrano tanti. Sembrano tre, in effetti. Ragazzi, ve lo dico che ritondo. Vorrei buttare il Dark Steel. Però mi interessava clonarlo. Butto la flint. Sei sono tantissimi. E questo è veramente diamante. Perfetto. Ne ho 10. Prima forse ne avevo ottenuti 6. Altri diamanti, ragazzi, incredibile. Il server mi ha ascoltato. Allora, chiediamogli ancora un pochettino, dai. Vediamo se mi dà un po' retto oppure no. Vabbè, a parte le cazzate, ragazzi, io finisco questi due piccoli in diamante, tanto ci metto pochissimo a finirli. E vediamo. No, questi sono diamanti. Sono diamanti veri. Devo riuscire a recuperarli, ragazzi. Però c'è la lava sopra. Come cavolo faccio? Devo trovare la fonte. Questo è un problema. E dai, tappati. No, ragazzi, diamantini. Li ho cercati così tanto. Non posso farmene sparire così. È crudele come cosa. Dai, ti supplico. Lava, vai via. Sì, forse va via. No, cazzo, ho scavato con shift. Ragazzi, aiuto.
Sono pericoloso così. Che poi qua c'è l'acqua. Quindi in teoria se faccio così, tappo tutto. Vediamo un attimo. Ha funzionato la mia tattica? No, perché era una tattica un po' di merda. E dai, ma quanto ci vuole a tappare un po' di lava? Madonna. Ok, in teoria ce l'ho fatta, però devo stare attento. Perché forse se spacco i diamanti riesce la lava. E quindi devo tenermi una via di fuga decente. Anche se qui sta continuando ad uscire. Ok, oserei dire impresa titanica proprio. Però finalmente posso raccattare tutto. Sì, si è liberato il posto, si è liberato. Devo salire subito. Olè, ce l'ho fatta. Ne ho 22, prima ne avevo 10 se non ricordo male. Però scavo qui che ho un po' di paura perché mi sa che, ok, ho liberato il mondo intero. Comunque veramente da quando li ho chiesti i diamanti me li sta facendo trovare questo server, eh. Lezzissimo Minecraft, lezzissimo. Ma per una volta dalla mia parte. E questa roba qui la scavo sempre perché ragazzi, tantissima esperienza veramente. La domanda è, riuscirò mai a ritornare a casa o mi sono perso per sempre? Uranio, ok. Devo in effetti trovare qualcosa più... Sbrilluccica? Draconium, cos'è il Draconium? Ragazzi, l'ho preso veramente. Ma è anche un achievement questo. Ragazzi, ma allora è potente questa roba. Devo vedere cos'è. Allora, intanto vediamo se con questo qui riesco a scavare. Ma allora ce... Non ci credo, potevo scavare benissimo con questa roba. No, 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 mannaggia ragazzi, mannaggia. Potevo prendere l'uranio prima, è tutto. È semplicemente lento da scavare, cavolo. Vabbè. Scavo qua a caso, ok, perfetto. E già che mi si dovrebbe essere liberato uno slot, vediamo cos'è questo Draconium. Ci si fanno gli ingotti che, ok, sì. Cos'è questa roba? Ma che cazzo è? Ok, roba che va caricata in teoria. Spada da 20 di danno, ok, la roba che ci si fa è buona. Però mi sembra che questa roba qui sia stra rara. Quindi, cioè, non avevo mai visto un pezzo e sto scavando come un dannato. Quindi, in teoria, è molto, molto raro. Allora, questo è troll e questo è troll, che palle, ragazzi, veramente è assurdo. Ogni cosa qui è troll. Questi fanno comodo perché non sono full. Altro oro, perfetto. E ho finito anche le torce. Vabbè, dai, ne faccio giusto un gocciolino. Tanto ho anche finito il piccone di nuovo, quindi sti cavoli. Andiamo e sbam, nient'altro. Ok, facciamo il punto della situazione. Sono stato un po' in caverna. Ho raccolto materiali che non so bene cosa siano. Tantissimi smeraldi, ragazzi. Uno stacca e uno, cioè 65 pezzi di smeraldi. Che a livello di valore, guardate un attimo, sono 16.000. Come 16.000? Cioè, lo smeraldo vale più del diamante. Io ero rimasto che valevano lo stesso. Quindi, ragazzi, è come se avessimo 130 diamanti così. Cioè, 130, cioè, nel senso, smeraldi convertiti in diamanti. E poi altri 22 diamanti non ho. Vabbè, comunque, per il momento non si possono convertire. Quindi, teniamoli come smeraldi. Tantissimo oro, perché veramente tantissimo oro. Che poi, questi sono i blocchi. Poi abbiamo anche l'oro così. E un po' di materiali sparsi random. Come fine episodio, ragazzi, dico che potrei intanto mangiare e aprire un lucky block. Un Irish Luck Block. No, Irish Luck e basta, si chiama. E item frame. Yeee. Ne ho altri due. Non li aprirò oggi. Li aprirò nel prossimo episodio. Quindi niente, ragazzi. Ho voluto rifare un altro episodio in caverna perché è divertentissimo scavare così. E abbiamo trovato veramente tanti, tanti oggetti, materiali interessanti, minerali soprattutto. Quindi nel prossimo episodio li andremo sostanzialmente a utilizzare. O perlomeno vedremo cosa posso farci con questi blocchi che ho trovato. Sicuramente tante cose interessanti. Ho già qualche idea. Comunque, nel prossimo episodio deciderò un pochettino meglio. Detto questo, ragazzi, spero che questo video lezzissimo vi sia piaciuto. E quindi, ciao a tutti.